mondo in cui vivo è grigio. Ha una sua strana bellezza la mattina nella foschia, è un mondo grigio perla, grigio del cemento quando crolla, di polvere di cemento. Il mio è un deserto di macerie, cammini ad Aleppo per chilometri e chilometri, cammini sulle macerie, non c'è più niente. Cammini come su una spiaggia di ghiaia, una spiaggia di ghiaia dopo una mareggiata, perché non sono solo cocci di cemento, di vetro, di ferro, le mie macerie sono piedi, braccia, mani, teste, che ancora ti guardano. Ogni tanto i giornali pubblicano una foto di guerra e ricomincia il dibattito, ha senso mostrare il sangue, i cadaveri, o forse ottieni l'opposto, forse il lettore, invece che leggere, si ritrae. Quelli su cui discutete non sono neppure morti veri. I morti veri non entrano in una foto, in una inquadratura, non sono tutti di un pezzo. Sono i morti che la sera ti ritrovi addosso, che ti spazzoli via dai vestiti insieme al fango. Non avete mai visto niente della guerra, per questo credete che possa esserci una guerra giusta, che la guerra a volte possa essere un male necessario, possa liberare una Libia da un Gheddafi, un Afghanistan dai talebani, possa difendervi dal Qaeda, invece in guerra si muore e basta. Mi sono laureata in diritto internazionale. Il diritto internazionale si basa tutto sulla distinzione tra civili e combattenti, su questa idea della guerra come uno scontro tra eserciti. Mi hanno insegnato che in guerra più o meno si sta di qui o di lì, che c'è una linea del fronte, che i civili sono il danno collaterale, invece il danno collaterale sono i soldati. L'obiettivo siamo noi. Il fronte non è una linea, è un'area, è l'area della battaglia, chi c'è, perché quello in cui vivo è anche un deserto di regole, di norme, si colpisce tutto e tutto, uno, due, 10, 100 volte, ed è un deserto di logica, non c'è una razionalità. Sei a Gaza, Israele bombarda, 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 notte e giorno, e pensi mi rifugio in un rifugio dell'ONU, poi pensi, o forse no, forse Israele dimostrerà che è capace di bombardare anche un rifugio dell'ONU, pensi Srebrenica, pensi forse è meglio una casa bassa, una casa a un piano, due, altrimenti se viene centrata ti crolla in testa un palazzo intero, poi pensi forse no, forse è meglio una casa alta, altrimenti ti crolla addosso anche con una cannonata, anche con una granata. Non c'è logica. Non c'è salvezza, perché il mio tanto è anche un deserto di responsabilità. Muori e così ti è andata, nessuno pagherà. Nessuno. In guerra muori e basta. E muori anche male. Eppure a febbraio, al primo cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite, la prima ora del primo giorno del primo cessate il fuoco, i siriani ad Aleppo sono tornati in piazza, magri, malconci, stremati, decimati. Ma come prima cosa, dopo 5 anni e 500.000 morti, i siriani sono tornati in piazza. L'unica differenza è che ora sono sia contro Assad sia contro Al-Qaeda. 5 anni e 500.000 morti, è cambiato tutto, abbiamo perso tutto. Eppure, al fondo, sto ancora raccontando la stessa storia, anche se adesso c'è una guerra intorno, ma sto ancora raccontando una battaglia per la libertà e la dignità. Non è cambiato niente. Perché per uno che spara in Siria, per uno che bombarda, che fa un deserto, altri 100 lasciano deserto. Tra Al-Qaeda e Assad i siriani hanno scelto di andare via. I profughi che sbarcano sulle nostre coste, in fuga dalle mille Sirie del mondo, in fuga da guerre, povertà, persecuzioni, non sono disperati, al contrario. Sono quelli che non si sono arresi, non sono i più fragili, sono i più forti, sono quelli che nessuno fermerà, nessuna arma, nessuna frontiera, perché hanno un sogno, perché sembrano le vittime, sembrano quelli che subiscono alla deriva, in balia del mare, degli eventi, invece sono quelli stanchi di subire, hanno energia, hanno carattere, hanno determinazione, nessuna intenzione di accomodarsi nel destino, vogliono una vita diversa, vogliono una vita migliore, sono quelli che davanti al deserto dicono non ci sto. Il deserto per me è qui. Ti raccontavano di Mubarak in piazza Tahrir, questi ragazzi brillanti, esclusi da tutto, con una laurea, un dottorato, l'inglese perfetto e nessun lavoro. Erano camerieri, tassisti, meccanici, venditori ambulanti con il loro dottorato in astrofisica a friggere patatine per strada. Ti raccontavano non tanto la disoccupazione quanto la disuguaglianza. Ti raccontavano la corruzione, il nepotismo,
il clientelismo, il talento che conta zero, conta solo la famiglia da cui vieni, gli amici che hai, sembrava raccontassero l'Italia. A parte la repressione della polizia, che poi in Italia bisognerebbe chiedere non a noi, ma agli immigrati, agli Stefano Cucchi e Federico Aldobrandi, ma a parte questo, da un punto di vista economico e sociale, era la stessa cosa. Non abbiamo fallito solo perché non abbiamo mai avuto il coraggio di provarci. Vivo tra Siria e Iraq, sono una corrispondente di guerra, eppure dei tanti paesi di cui ho scritto, il più difficile è stato la Grecia, Atene, qui dietro. All'alba, al porto, al Pireo, attraccava un traghetto proveniente dalle isole e i siriani, gli iracheni, gli afghani andavano rapidi verso la metropolitana, verso il centro, per ripartire subito per il nord, per la Germania, per la Svezia. Dopo un paio d'ore, nelle strade intorno, per terra, al sole, ancora addormentati su dei cartoni, non rimanevano che loro, i greci, magri, malconci, con questa pelle logora, e rasimolavano spiccioli rivendendo tutto quello che trovavano in soffitta. Vecchie radio, vecchi telefoni, vecchi vestiti, scarpe sfondate, un fonno, una pagaia, un trapano, una boccetta di profumo consumata a metà, qui dietro, al Pireo. A mezzogiorno erano tutti in fila davanti a una chiesa, davanti a una mensa, tutti identici a te, in fila senza parlare, con lo sguardo basso, con le holster e lo zainetto ISPA come il tuo, rosso. C'era questo signore distinto che sembrava un professore universitario, con l'abito grigio, la cartella di pelle, una ragazzina che aveva avuto non più di 14 anni, con gli occhiali, i capelli neri, un libro sotto il braccio, aveva l'aria di una passata di lì all'uscita da scuola, passata a mendicare la sua vaschetta di riso e pollo e un pezzo di pane qui dietro. E non è come in guerra, perché in guerra pensi che se non altro è tutto temporaneo, a un certo punto tutto finisce, anche la Siria. Ma in Grecia no. In Grecia capisci che è strutturale, che oggi semplicemente non c'è spazio per tutti, qualcuno resta fuori, qualcuno resta in fila, e non sono i serbi e i croati, i sunniti e gli sciiti, non c'è nessuna pace da negoziare, ti dicono è la crisi del capitalismo. E cosa fai con la crisi del capitalismo? Da dove inizi? E non è la Grecia, è la mia generazione, una generazione a cui dicono sempre non ci sono risorse. Per un reportage da Mosul in Italia ti pagano 120 euro, per un'inchiesta su Regeni, ecco, l'Italia che dice siamo fieri di Giulio Regeni, siamo fieri di voi, è un'Italia in cui un'inchiesta sul tuo omicidio devi pagare, sul suo omicidio devi pagartela di tasca tua, perché per un giornale Giulio Regeni vale 120 euro. Ti dicono ci dispiace, ma è la globalizzazione, è la transizione al digitale, la Cina è una cosa complicata, poi il direttore generale della RAI guadagna 650.000 euro l'anno, no, non è una cosa complicata. Eppure nessuno parla, nessuno dice non ci sto, ognuno cerca la salvezza individuale. Oggi l'80% delle notizie, l'80% di tutto quello che leggete e guardate sui giornali, su internet, in televisione, per radio, l'80% arriva da freelance come me, senza mezzo diritto. Ho detto non racconto Mosul per 120 euro, non mi ci ripago manco il biglietto aereo, subito ha detto di sì un altro, convinto che prima o poi in redazione no, si libererà un posto, uno solo invece dei 10 del passato, ma prima o poi no, un posto si libererà, e quindi uno dice di sì, sì a tutto, per stare lì pronto quel giorno. Invece lavoriamo tutti sotto costo un anno, due anni, tre anni, fino al giorno in cui in banca finiamo in rosso e veniamo sostituiti. Questo è il giornalismo oggi, questa è la mia generazione, questo è il deserto in cui viviamo, ma nessuno dice non ci sto. E la cosa più insensata è che non è che in questi anni abbiamo redistribuito la ricchezza, non è che siamo diventati più poveri perché altri potessero essere meno poveri. Per fabbricare i nostri iPhone a Shanghai 50.000 cinesi lavorano 12 ore al giorno, collassano di stanchezza sulle linee di montaggio, dormono nei magazzini, e così in Bangladesh, così in Brasile, in India, in Romania, così ovunque. In cambio della nostra ricchezza abbiamo creato non ricchezza ma povertà e guerra. In Libia metà dei jihadisti viene dalla Tunisia, partono come un tempo partivano per Lampedusa, per l'Italia, per l'Europa, in cerca di lavoro, non vogliono il califfato, vogliono uno stipendio, perché sono alla fame. A Kasrin, una città che non a caso ha il più alto tasso sia di jihadisti sia di disoccupati, un mese fa si è avuto un tentato suicidio di massa di laureati, ragazzi laureati e disperati. L'economia in Tunisia si basa sul turismo, ma è un turismo dominato dagli operatori stranieri, da questi operatori low cost che offrono una settimana a 300 euro. Quando pagate 300 euro volo incluso, ogni tanto così, quando qualcuno esplode nel vostro ristorante, chiedetevi quanto viene pagato
il vostro cameriere, chiedetevi che vita fa il vostro cameriere. Se vogliamo fermare i jihadisti in Libia, non ha senso bombardare la Libia, non dobbiamo intervenire in Libia, dobbiamo intervenire in Tunisia. 62 miliardari oggi possiedono, 62, la stessa ricchezza della metà della popolazione del pianeta, l'1% più ricco del mondo oggi è più ricco di tutti gli altri, di tutti noi insieme. E noi siamo al suo servizio, siamo la sua fanteria. Mi è difficile essere qui stasera, mi è difficile parlare, sono giorni che non dormo. Aleppo è sotto assedio, sta per cadere, si vive, dopo 5 anni sta per cadere, si vive di erbe radici, acqua, piovano, una media di un bombardamento ogni 2 minuti, ognuna di queste TED sono 18 minuti, ogni TED 9 morti, sono morti in 9 mentre mi avete ascoltato, questa è Aleppo adesso. E però quel deserto, quelle macerie, io ho visto quelle strade sgretolarsi una a una, quelle case crollare una a una. In tutte le guerre che ho visto non ho mai visto sunniti e sciiti, cristiani e musulmani, odi ancestrali, ho visto solo uomini, solo singoli uomini con le loro azioni, le loro decisioni, le loro scelte, una dopo l'altra, singole crudeltà, singole ottusità, singole paure, le azioni e le reazioni, e le reazioni alle reazioni. Le guerre in cui vivo non sono guerre di massimi sistemi, mai, sono piuttosto guerre di piccole miserie, guerre che accadono non perché siano inevitabili, inarrestabili, espressione delle forze profonde della storia, degli istinti più oscuri dell'animo umano, no, accadono perché vengono lasciate accadere dalle piccole complicità, dalle piccole vigliaccherie, i piccoli silenzi, le grandi indifferenze. Mi chiedono spesso, ma qual è la soluzione? La soluzione viene da solvere, risolvere, da qui anche risolversi, decidersi. Per risolvere bisogna scegliere da che parte stare. Ogni volta che non dici non ci sto, ogni volta che ti adegui, ti uniformi, ogni volta che non fai un'eccezione, applichi le regole invece che il buonsenso, non perché sia più giusto così, ma perché è più comodo così. Ogni volta che non fai niente, con il pretesto che tanto non sarebbe abbastanza, ogni volta che mentre aspetti che sia trovata una soluzione, la soluzione globale, la soluzione definitiva, intanto nel tuo piccolo continui a contribuire al problema. Ogni volta che stai tutto il giorno spalla a spalla con un cecchino, e quello sempre, ti tira fuori dalla tasca la foto di un figlio, di un fratello ucciso, e ti dice non vorrei mai essere qui, sono contro la violenza, combatto perché nessuno sia più costretto a combattere, ti dice sempre, perché nessuno viva più quello che ho vissuto io, abbatte il primo che passa, un figlio, un fratello, il cui padre, il cui fratello il giorno dopo starà lì, dall'altra parte del fronte, con una foto in tasca e un fucile in mano. Abbatte il primo che passa, si accende una sigaretta e ti dice io sono contro la violenza, ma tu, ti dice, tu vedi un'altra soluzione forse? Sì, certo che sì, la soluzione sei tu.